all'inizio di questa campagna elettorale, insieme agli amici con cui abbiamo condiviso momenti esaltanti, ho usato una battuta nel dire, quando la mia candidatura ormai era ufficiale: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, cercatemi i voti. Vero. È vero, vi ho mandato come agnelli, no, vi ho mandato in mezzo ai lupi, ma noi non siamo agnelli, noi siamo i leoni di questa città. Bravo! I lupi stanno dall'altra parte, noi siamo i leoni. Bravo! E come leoni continueremo a lottare per il bene di questa città, e lo faremo anche se non avremo avuto l'onore di guidarla questa città, però la rappresentiamo in modo forte, deciso. 4.200 cittadini non ci hanno dato il voto tanto per darcelo, ce l'hanno dato in modo convinto. E tutti sapevano che noi avevamo grandi chance. Non voglio ritornare indietro. Non voglio ritornare indietro. Adesso mi avvio alla conclusione, semplicemente dicendo che dovrei fare tanti nomi per ringraziarvi dell'impegno, dell'affetto, del cuore che ognuno di voi ha messo nel sostenere il nostro progetto, nel sostenere la mia candidatura. Solamente i vincoli di amicizia e di stima reciproca ci hanno uniti e ci hanno spinti in una campagna elettorale che, vi garantisco, ha fatto tremare tutti. Tutti! Per batterci si sono dovuti mettere assieme tutti, ex amici nostri, la sinistra nel suo complesso, amici provenienti dal centrodestra che, pur di far dispetto alla moglie, si sono evirati. E va bene. Avete vinto. Ma noi non ci rassegniamo. Noi continueremo. E state attenti, perché ci organizzeremo meglio. E se qualche errore abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto qualche errore, la prossima volta non lo rifaremo. La prossima volta forse faremo altri errori, ma vi assicuro che quelli già fatti non li faremo più. Attrezzatevi. Grazie ai 4.200 lentinesi che ci hanno votato. Grazie ai certi centinaia, forse qualche migliaio di lentinesi che ci avrebbero voluto votare, ma che per qualche motivo hanno deciso di stare a casa e che sono convinto che ci avrebbero goduto se noi avessimo vinto la campagna elettorale. Grazie ai nostri avversari, perché nonostante le loro alchimie hanno comunque mantenuto un livello di fair play accettabile. Grazie a tutti voi che siete qui davanti a me, perché so che ci avete messo l'anima come ce l'ho messa io. Grazie.
Questo è uno spettacolo che in questa città non si è visto mai e vi garantisco che non lo potrebbe offrire nessun altro in questa città, perché troppa gente in campagna elettorale ci mette la testa e poca gente ci mette questo, il cuore. Bravo. Mi corre l'obbligo di fare un passaggio che durante la campagna elettorale avrei dovuto fare e ho preferito non farlo per evitare di alimentare inutili questioni, inutili strumentalizzazioni. Molti hanno strumentalizzato la presenza del gruppo Popolari per Lentini, guidato da Francesca Reale, per il solo fatto che Enzo Reale faceva parte di questo gruppo, anche se non ufficialmente, perché chiedeva i voti. Enzo, non vogliono neppure che tu chiedi i voti. Perché hanno paura! E allora io ho non un impegno politico, ma un impegno morale. Un impegno morale nei confronti di chi mi ha sostenuto. Baccuzzo, va, fammi parlare. Posso parlare? Venga, mettiti più vicino, non ti preoccupare. Allora, ho un impegno morale nei confronti di Enzo Reale, nei confronti di Francesca e nei confronti di tutti quelli di quella lista che non ho potuto difendere come avrei voluto per evitare quelle strumentalizzazioni di cui vi ho parlato. E vorrei definire, almeno per quello che mi riguarda, una volta per tutte in questa città, l'ipocrisia che ha accompagnato questa diffamazione politica. Enzo Reale è accusato di fare che? È accusato di avere sostenuto la candidatura di Alfio Mangiameli alle ultime elezioni. Beh, questa potrebbe essere anche una responsabilità politica. Ti assicuro che non eri l'unico ad avere sostenuto Alfio Mangiameli. Però io che conosco i fatti, posso dire a questa città che Enzo Reale, a guida di un progetto politico che aveva sfiorato l'ingresso in ballottaggio, aveva riportato 3.300, 3.400 voti, molti di più di quelli che ha preso il candidato sindaco al primo turno, che oggi è sindaco di questa città. Quindi aveva una fortissima investitura popolare. E per chi ha la responsabilità dell'investitura popolare si pone un problema politico serio quando si esce fuori dal ballottaggio. Questo argomento mi consente di fare qualche assonanza tra quello che è successo 5 anni fa e quello che è successo quest'anno. Bene, Enzo Reale era andato dal candidato Neri, che mi ha definito la coalizione del PMI a chi c'è. L'ho detto al primo comizio, no? Nello Neri, proprio in considerazione della logica del PMI a chi c'è, a Reale disse: io ti offro un assessorato, ma gli apparentamenti no. Sappiate voi che con gli apparentamenti scattano i consiglieri comunali, no? Quindi non lo volle nella coalizione per non cedere quote di potere all'interno della sua coalizione, e cioè per la logica del PMI a chi c'è, perché PIDU non arrestava niente dopo, no?